Intanto un grande saluto a tutti, a tutta Cariati. È con grande emozione che per il terzo anno torniamo a Cariati per il premio di poesia Antonio Sallustio, intitolato alla memoria di mio padre che a Cariati negli anni 50, negli anni 60 aveva quella che allora era l'unica rivendita di giornali, di libri, di dischi e il posto telefonico pubblico. Per cui questo ruolo che gli è stato sempre riconosciuto di protagonista della vita cittadina in quel delicato momento in cui a Cariati c'era tanta immigrazione, c'erano una serie di novità sociali di cui lui si è fatto interprete attraverso la sua attività commerciale, noi la ricordiamo conferendo questo premio di poesia ai giovani delle due scuole superiori della città. Mio padre era un poeta, un giornalista locale e ho promesso di ricordarlo in questa maniera. Mi farebbe molto piacere se potessi ritornare ancora a Cariati insieme a lui, ma purtroppo questo non è possibile, l'unica cosa che posso fare è ricordarlo in quella che è stata la sua città dove ha vissuto e ha lavorato per tanto tempo. Tra Ustuni e Cariati ci sono stati in passato tutta una serie di legami. L'ultimo vescovo della sede vescovile di Cariati, Monsignor Orazio Semeraro, veniva proprio dalla diocesi di Ustuni. Così come per tutta questa serie di legami che abbiamo tra la città dove sono nato e la città in cui vivo, Ustuni, spero già da quest'estate di poter fare delle altre manifestazioni, per esempio uno scambio di gruppi folcloristici o la presentazione di attività culturali che provengono dalla nostra città e viceversa. Questo perché ritengo che nel nostro sud la promozione della cultura e soprattutto la promozione dei giovani sia il nostro principale dovere. Il premio Antonio Sallustio di poesia inedita è stato voluto dalla famiglia Sallustio e qualche anno fa anche dal comune di Cariati, ma è stato rilevato dall'Ipsia con la collaborazione devo dire molto qualificata del liceo scientifico di Cariati. È rivolto agli studenti delle scuole superiori del paese e tutto questo ha un preciso scopo: onorare la memoria di Antonio Sallustio, giornalista, poeta, libraio edicolante, la cui edicola era a Piazza Cinquecento, tanti cariatesi lo ricorderanno bene. Persona che ha vissuto molti anni in questo paese ed è sempre rimasto legato a Cariati, così come anche il figlio Ferdinando Sallustio, che è il fondatore del premio. Ed è un premio che mira ai ragazzi, perché noi sappiamo che a Cariati c'è un grande serbatoio di creatività che in qualche modo va scoperta, va portata alla luce. La nostra scuola poi tra l'altro è impegnata nelle attività artistiche tipo il teatro, tipo ecco, anche questo premio di poesia e altri progetti, perché veramente sappiamo che c'è grande bisogno nelle scuole di scoprire talenti e il premio Sallustio ci dà questa opportunità ogni anno. Siamo alla terza edizione e ogni anno decine e decine di ragazzi decidono di partecipare praticamente autonomamente, leggendo soltanto la locandina che noi attingiamo a tutte quante le scuole, e devo dire anche che i risultati, pure dal punto di vista artistico, anche se lo scopo non è questo, sono veramente notevoli. Non mancare a un evento come quello di questa mattina, dove sostanzialmente c'è l'impegno di adulti di buona volontà innanzitutto a creare, costruire delle occasioni per giovani. Questo è un premio di poesia. Io vi invito, ragazzi, a in un certo senso a lasciare andare quello che è il vostro istinto naturale. Almeno noi tutti ricordiamo la nostra adolescenza, la nostra giovinezza, e personalmente ricordo, forse era anche un contesto storico diciamo particolare, personalmente ricordo che vivevamo forse il rapporto con gli adulti con una particolare conflittualità, però era una conflittualità che probabilmente era anche proficua. Ecco, io vi vorrei invitare, diciamo, ad una conflittualità contenuta in un certo senso. Dagli occhi nostri, agli occhi dei genitori, eccetera, non è visibile. Leggere i vostri scritti è una cosa meravigliosa, d'altronde si scoprono ricchezze che nella quotidianità, nel rapporto quotidiano che abbiamo
no? Non sempre emergono, forse i docenti di lettere che hanno una fortuna, dico io certe volte, perché per la scuola superiore ritengo siano coloro che vivono di più con i ragazzi e che hanno forse i momenti più veri dell'incontro tra docenza ed apprendimento. Forse loro sono ricchi anche di una conoscenza che noi non abbiamo. Ecco, in questa occasione io vorrei sottolineare appunto che dentro il vostro animo, dentro la vostra capacità di vivere, quell'angolo che è riservato alla creatività, l'angolo che vi consente veramente di essere voi stessi, quando siete liberi dal raziocinio, non voglio scomodare Freud o altro perché non è il caso, ma proprio quando si affievolisce l'eccesso di razionalità e cresce la capacità creativa in voi, cioè quella libertà interiore che abbiamo, che avete particolarmente voi, nascono dei frutti bellissimi. Del resto